che più sai nella vita, più sei pronto a difenderti. Se non sai, se non conosci, rimani lì, non sai che fare. Invece sapere è il cibo della mente. La mente noi non la vediamo, sappiamo che c'è, però c'è. Leggere, sapere, guardare, domandare, curiosare, ecco, quello è il buon cibo per la mente. Se uno non sa nulla, non riesce a capire la meraviglia della vita. Sì, guardi il tramonto, bellissimo, le piante, le luci, la gente, però non riesce a spiegare. Invece studiando sai sempre di più. Sempre di più sai come è nata la Terra, perché è nata, che siamo fino ad oggi, la storia, i personaggi, la geografia, le terre, il Brasile, l'Italia, la Sicilia, le differenze, il mare, il clima. Noi per esempio, se questa è la Terra, noi siamo qua e il Brasile è qua. No, Italia è al momento. Eccotelo qua. Il Giappone sta qua. Vabbè, diciamo che io ti ho fatto gli estremi. Diciamo che l'Italia è qui. Ok? Qua c'è il Brasile e qua c'è l'Asia. No, qua c'è il Giappone, qua il Brasile, qua il Brasile, qua Italia e qua il Giappone. Eccotelo qua. Vabbè, tu che dici Giappone, io chiamo Asia. L'Asia tutta, ecco, no? È grandissima. C'è anche il Giappone. Aspetta un attimo che rispondo ad una cosa. Prego. Una cosa anche per le banane. Quando io sono andato a lavorare in Brasile, ti sto parlando, era il 1969. Mamma. E sai che questo anno perché è famoso? Perché l'uomo è andato sulla Luna. Era il 1969. Ci fu... È che sono famosa. Non ho capito. Perché? No, lo puoi dire, cara, sono un tesoro. Non ho capito. E quindi quando io sono arrivato, a Rio prima e a San Paolo dopo, sapevo che c'erano le banane. Ah. A me piacciono le banane. Però quelle... Mi piace più mela. Però quelle vere, le banane, qua sono, sì. Sono finte, sono banane finte. Invece la banana vera sono quelle piccole, vere. Allora io andavo ed ero in un grande albergo, stavo bene, eccetera, eccetera, però io a colazione volevo la banana, ma non me la portavano, facevano finta di non capire. E non capivo. Fino a quando un giorno sono andato per strada e ho comprato un casco di banane e l'ho portato in camera. L'indomani, ovviamente ho mangiato la banana, l'indomani questo casco non c'era più nel grande albergo. Mi portavano le mele, le pere, che è un frutto che noi conosciamo molto bene qua in Italia. Invece io volevo mangiare quella banana tipica del Brasile. Poi mi hanno spiegato che siccome è un frutto popolare la banana, nei grandi alberghi non lo mostrano volentieri, preferiscono dare la frutta che viene dall'Occidente. E infatti poi io ne ho comprato un secondo di casco, perché il primo non l'ho trovato più, e l'ho chiuso nell'armadio. Diciamo un lavaggio del cervello, la banana rappresenta il cibo povero, e quindi a chi è che va nel grande albergo, quindi c'è un lavaggio del cervello globale, tutta una serie di cose, anche se... Qual è? Veloce, come a me! Lui, a lui, scusa. Qual è il tuo libro preferito da piccolo? Allora, ma anche da grande. C'è, che vi consiglio di leggere, perché lo potete comprare, si trova anche a pochissimo, che si chiama Il piccolo principe. Hai visto quello che piace a me? Perché dentro questo libro, man mano che si cresce, impari sempre qualcosa. Che meraviglia, ragione. Prima ti sembra facilissimo, poi ti sembra una fiaba. Invece ci sono degli insegnamenti molto molto importanti. Leggere, capito quello che ti dicevo prima? Leggere, incamerare esperienze. Sai perché ti dico questo? Perché per conoscere un uomo, una persona, un amico, si impiega anni, no?
non lo conosci subito, parlo come persona. Un libro, ogni volta che lo leggi, conosci un amico, una storia, e quindi pensa, più leggi, quante storie puoi incamminare. Sei d'accordo tu, no? Sì. Il Piccolo Principe l'hai letto tu? Senti, andiamo a prendere una cosa al bar adesso, facciamo due passi. Vuoi fare la tua domanda? Quella sta friggendo. Quelle due, l'ultima non me la dico. Va bene, ma tenevi il foglietto, t'arrangi. E ti butto del catanimo. Prego. No, non mi piace il calcio. Infatti lo sapevo questo particolare, neanche a noi. Ah. No, sai perché? Vabbè, brasiliana, che bella. Sai perché? Dimmi. La gente che vuole diventare artisti devono dire le bugie, ma tu le dici le bugie. No, no, questo è sbagliato. Non so chi te l'ha detto. Lucio Dalla. No, diceva per inventare le storie, tipo scrivere le favole. Certo, ha ragione Lucio Dalla. Sì, per diventare artista. Però quando si lavora, quando si lavora, si raccontano bugie, ma si raccontano storie più che altro. Ma nella vita raccontare bugie non è buono. Sai perché? Perché uno che dice bugie si deve ricordare di tutte le bugie che ha detto e diventa difficile. Difficile. Tu te le ricordi? Tutte le bugie che dici? Intanto una bugia si può dire, però sempre no, perché poi perdi, come posso dire, il piacere di dire le cose vere, la verità delle cose, capito? Andiamo al bar. Come mi sembrava? L'ultima la faccio. E andiamo al bar. Subito, dimmi. Perché oggi molti attori per far ridere dicono le parolacce? Perché? Perché forse non hanno altro di riferimento per fare ridere, perché si può far ridere anche senza parolacce. Però la parolaccia, non tutte, ma qualcuna, fa parte di un linguaggio della vita, quella può passare. Però quando invece lo fanno apposta, sai che cos'è la parolaccia? Sono, e sai perché la gente ride, non perché la parolaccia fa ridere. Perché dietro la parolaccia ci sono dei tabù che sempre ti hanno impedito di dirla. Allora quando la senti tu ti liberi e allora ridi. Ma non c'ha senso. Non state chiaro? Se no te lo spiego. Io sento un altro caffè. Io non niente. Non vuoi niente. Una cioccolata calda, un cappuccino? No. Noi abbiamo anche il niente. Io sì, lo dice, l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sono emozionatissima. No, dai. Una Coca-Cola. Sì. Non ti vergogna. Sì, la Coca-Cola. Un po'.